canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo, questo qui è un video in collaborazione con Dark Lady Bijou, la mia amica Sara. Ciao Sara, un bacio grande. Abbiamo deciso di fare questo video insieme e di fare questa collaborazione. Ovviamente non c'è né una vincitrice, non è una gara, non è niente di che, è per fare un video insieme, insomma, tutte e due, e dello stesso argomento. Ovviamente è un video make-up, come avete capito dal titolo. E noi abbiamo la stessa palette e ci andiamo a truccare con questa palettina qua delle cattive, che è di Villa Eyeshadow Palette di Mad Beauty. Eccola qua, poi adesso ve la faccio vedere. E niente, abbiamo deciso di fare questo video insieme in collaborazione. Ripeto, non è che dovete votare a me o a lei il trucco più bello, quello che è una cosa divertente che abbiamo deciso di fare io e lei e anche per voi, insomma, se vi fa piacere. Ovviamente io non so che trucco, che make-up andrà a fare lei e lei ovviamente non sa che make-up andrò a fare io. Questo make-up io l'avevo visto su YouTube da una ragazza, sperando che mi ricordo, e mi era piaciuto molto che aveva utilizzato questa palette, quindi vado a ricreare un po', diciamo, non proprio uguale per quello che riesco a fare, diciamo, il make-up che ha creato questa ragazza su YouTube, che è una beauty guru, solo che non ricordo come si chiama. E avevo utilizzato questa palette qui e mi era piaciuto un bel po' il make-up che lei aveva realizzato e quindi lo volevo realizzare anche io, sperando che mi riesce questo make-up. Molto molto bello come make-up, mi era piaciuto molto. E ovviamente, dato che andiamo a utilizzare la palette delle cattive, andiamo a utilizzare anche... Mi è cascato qualcosa? E andiamo a utilizzare anche i due pennelli, sia di Ursula che di Maleficent, ovviamente. E niente, che dirvi, io spero che questo video comunque vi garba, diciamo così, spero che vi piaccia. Io ovviamente sotto all'info box vi metterò il canale di Dark Lady Bijou, ok? Così potete andare a vedere che trucco ha ricreato lei in questa collaborazione qua, sempre ovviamente con questa palette. Dato che noi andiamo avanti con le collezioni, eccetera, eccetera, questa non l'ho mai utilizzata, ci stanno solo i swatch, vedete, le ditate che ho fatto quando vi ho fatto il video tempo fa. E niente, stavolta abbiamo deciso appunto di utilizzarla. Appunto, io non l'ho mai utilizzata perché sapevo che doveva arrivare il giorno, finalmente è arrivato, eccolo qua, sono contentissima. Per andare a fare questo video, diciamo, insieme a Dark Lady Bijou, quindi a Sara. Niente, io già ho fatto la base, come potete vedere, direi di cominciare subito, quindi vi lascio questo video make-up e ci vediamo poi a fine video come sempre. Eccomi qua ragazzi, allora mi sono avvicinata, mi sono scordata, scusatemi, di farvi vedere la palette, adesso levo la pellicolina. Allora. Ah, questa qui è la palette, ha lo specchio, infatti mi guarderò da qua e questi qui sono i colori. Ovviamente sono swatchate come vi ho detto prima e ha questi bellissimi colori. Adesso andiamo subito a prendere con il pennello da sfumatura questo colore qua. Peccato che non c'ha i nomi. Vabbè, questo colore qua che è un bianchino, sì, nude. E vado ad applicare ovviamente su tutta la palpebra mobile, tutta qua sotto l'arca sopraccigliare per andare ad fissare il correttore come ho messo in precedenza. Infatti è molto bianco, non si vede niente, perfetto. Ok, adesso con il mio pennello angolare poi vado a prendere il pennello da sfumatura, perché vado a fare sempre la mia righina, vado a prendere questo marroncino qua, sì, questo marroncino qua chiaro e comincio a fare intanto la mia transizione. Molto chiarino, cioè si nota, ma non è una cosa insomma potentissima. Poi adesso invece vado a prendere questo marrone qua, scusatemi, eccolo qui, che è un po' più scuretto.
Eccolo qua, soltanto che fa un sacco di fallout. E vado a darmi una botta. Cioè, fa proprio nella neve proprio. Sto ombretto. Fa un sacco di fallout. Ok. Poi, per andare un po' a intensificare la parte, vado a prendere il nero. Non ne metto tantissimo, proprio per dargli un tocco. Ok, allora adesso devo prendere il pennello quello per applicare il primer, mi sono scordata, eccolo qua. Ok, allora quindi prendo il mio primer e lo vado ad applicare nella mia palpebra mobile. Adesso vado a prendere questo pennello qui, mi sembra, qua dentro non l'avevo preso, eccolo. Allora vado a prendere questo pennello qua, lo vado ovviamente a bagnare con il mio fissante e adesso vi faccio vedere anche che colore vado a prendere. Vado a prendere questo verdino qua. Allora, questi due sono non mi viene la parola, in caso ve lo scrivo qua sotto. Dual chrome, insomma, diciamo così, che ha due colori praticamente. Infatti questo di base è un marroncino e ha dei riflessi verdini e blu celesti. Quindi vado ad applicare questo fino a metà, perché dopo l'altra metà andiamo a mettere un altro colore. Veramente bello, metto anche un po' qua, come sempre, mi piace che ci sta un po' di sbrilluccichio. Ok, adesso abbiamo messo questo verdino, diciamo così, vado a mettere quest'altro a fianco. Questo qui di base è un rosato e c'è dei microbrillantini, per questi sono celesti, violetti, lilla, questo qua. E uso un altro pennellino proprio piccolino, vado sempre a bagnare e lo vado a mettere proprio sia come punto luce che qua, insieme all'altro colore. Ecco qua ragazzi, è veramente stupendi questi ombretti, mi piacciono veramente tantissimo. Poi adesso volevo andare a mettere, per quanto riguarda sotto l'occhio, volevo andare a mettere questo rosso bordeaux mattone, non lo so, questo qui sotto.
Ecco qua, adesso sempre con lo stesso pennello rivado a prendere il nero, lo vado a mettere un po' qua all'esterno, poco poco. Ecco qua, mi piace come sta venendo. Ok, allora adesso invece vado a prendere la mia matita occhi, stavolta ho scelto questa qui della Revolution, la vado a mettere sotto all'occhio, tanto che metto qua lo specchio. Ecco qua, il tappo aperto sempre, poi ovviamente vado a mettere, perché su, credo che su questi dual chrome qua, come si chiamano, che hanno due colori praticamente, volevo andare a mettere e applicare un'altra volta le stelline che mi piace molto, poi vedo dove metterle. Ok, fatto questo ragazze, l'occhio questo qua è completato, io adesso vado a sistemare, faccio la riga ovviamente, poi vado a mettere piegaciglia, quindi liner, mascara, eccetera, eccetera. Vado a farmi l'altro occhio e ci vediamo dopo. Eccomi qua, ragazzi. Allora, ho messo anche le stelline, una qua e una di qua. Qua più piccolina, poi qua più grande. Vabbè, perché c'è varie dimensioni, non riesco a prendere la misura giusta ogni volta. Però vabbè, comunque una più grande, una più piccola. Questo è il trucco, ragazzi. È spettacolare, mi piace veramente tanto. Belli sti ombretti pigmentati, belli, mi piace. Allora, vado a mettere la terra, questa qui della Revolution, che è molto molto scura. Infatti ne metto proprio una puntina proprio perché è veramente scura, però se no non la adopero mai. Vedete? Però così vedete, sfumando pochina ci sta. Dato che è tanto scura, così va benissimo. Quindi ne devo prendere proprio una puntina piccolina. E a posto, vedete? Va benissimo. Ok, ci sono riuscita, vedete? Invece l'altra volta, non sapendo come gestire la cosa, dato che era un prodotto nuovo, lo sono messo un po' troppo. Adesso vado a mettere lo stesso il blush, questo qui, sempre della Revolution. Ovviamente questi due prodottini li avevamo trovati dentro al calendario dell'avvento che ho acquistato io. Andiamo a mettere il blush. Ok, adesso vado a passarmi la cipria, questa volta utilizzo questa della Susie. Adesso vado a mettere l'illuminante. L'altra volta avevamo utilizzato il blush della Kiko, stavolta vado a utilizzare l'illuminante della Kiko e vediamo come si comporta questo, che è bellissimo. Il pack, eccolo qua, bellissimo, che è opaco con questo ghirigoro rilievo, cioè veramente stupendo, ragazze. Qui allo specchio, qui alla pellicolina, dicevo, e guardate quanto è bello. Pure questo è rilievo bellissimo. Non ho preso questo.
Eccolo qua, con questo pennello qua che ho trovato dentro al calendario sempre da Make Up Revolution, mi trovo che è una bomba per l'illuminante. Andiamo a vedere come si comporta questo, mi guardo qua lo specchietto. Ok, è veramente bello, soltanto che non bisogna dare un po' più di passati, che poi mi piace bello che si nota, che si vede l'illuminante, però è molto molto bello, ho provato. È bello, è tipo un champagnino, molto molto bello, sì, champagne, qualche microperlescenza durata, pare. Ok, fatto questo, mi vado a spruzzare questo qui, il siero della Kiko, cioè il siero... Il fissante della Kiko su tutto il viso e lo faccio evaporare un po'. Eccolo qua, sbattiamolo. E adesso invece andiamo a utilizzare un rossettino nuovo della Kiko che ho acquistato. Guardate il pack quanto è bello. Lo faccio vedere un attimo. Eccolo qua, veramente non vedete niente ancora. Ok, bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere un attimo e poi lo andiamo ad applicare. Questo è lo 02 della collezione, questa Party All Night Metallic, che è metallico. Ed è questo rossettino qua, molto carino, delicato. Già il trucco è abbastanza forte, quindi non vado a mettere un rossetto potente. E questo pure è matte, mi pare. Ed è questa colorazione qua. Adesso andiamo ad applicare. Ragazzi, è bellissimo sto rossetto. Sì, è metallizzato. Qualche iridescenza sembra, boh, non lo so spiegare, però veramente veramente bello, mi piace. Voi lo fa più chiaro ma un po' più scuro, molto bello, approvato. Niente ragazzi, il make-up è finito, adesso lo faccio vedere meglio nel dettaglio. Eccomi qua ragazzi, allora questo qui è il make-up finito, adesso mi avvicino, ve lo faccio vedere meglio. Allora, questo qui è il make-up, ho messo la stellina, vedete sia qua che di qua. È veramente bello questi due colori qua, cioè è stupendo. Adesso chiudo gli occhi e lo faccio vedere. Questo qui è l'illuminante, non so se lo potete, eccolo qua, lo potete percepire un po', eccolo, vedete, sto champagnino dorato di Kiko. Ho fatto tre passate, è delicatino, però va bene. Questo rossetto, ragazzi, è stupendo. Guardate. No, vabbè, bellissimo. Il blush, la terra, vedete, ne ho messa proprio pochina. E niente, questo qua quindi è il make-up, il trucco che abbiamo fatto con la palette delle cattive della Disney. No, vabbè, veramente bellissimo. Quindi questa qui è stata la collaborazione che ho fatto con Dark Lady Bijou. Mi sono divertita molto a farla. Adesso sono curiosa anch'io perché non lo so quale make-up avrà fatto lei. E quindi siamo andati a utilizzare questa palettina qua, che è veramente, veramente bellissima, cioè... Mi è piaciuta veramente veramente tanto. Poi qua col rosso, no vabbè, bellissimo. E mi sono scordata, sì, i pennelli da utilizzare, esatto, quello di Ursula e quello di Maleficent. Mi sono scordata come una scia, ma non so cosa mi passa per la testa a me, che cacchio penso quando mi trucco, non lo so. Però vabbè, pazienza, l'importante era comunque la palettina. Che poi è bello che io ho detto a Sara: Sara, utilizziamo anche i pennelli, giustamente, utilizziamo la palette delle cattive, è bello anche utilizzare i due pennelli delle cattive. Sì, preparato e tutto, io vengo lì, faccio il video come avete visto e non l'ho utilizzati. Brava Greta.
bene, non so perché, boh, mi sono scordata, si vede. E vabbè, l'importante è che era la palette, insomma, che dovevamo andare a utilizzare. Io niente, ragazzi, spero che questa collaborazione con Dark Lady Bijou vi sia piaciuta. Se è stato così, mettete un pollice in su sotto il video, fatemi sapere cosa ne pensate sia della palette e di questo make-up e come mi sta. Io niente, vi saluto, vi mando un enorme bacio. Mi raccomando, sotto all'info box andate a seguire, a iscrivervi al canale di Dark Lady Bijou, così vedrete anche il make-up che ha realizzato lei di questa collaborazione. Niente, vi saluto, un enorme bacio e alla prossima. Ciao!